Siamo live. Buongiorno. Aspettiamo che si collega qualcuno. Aspettiamo che si colleghi qualcuno. Nel frattempo mettiamo un po' di musica. Buongiorno. Allora, oggi parleremo di un tema molto caldo, le provvigioni degli agenti immobiliari. Le provvigioni, perché sono importanti le provvigioni? Tutti parlano di provvigioni, ma poi alla fine nessuno. No. Eccoci qua. Eccoci qua, buongiorno a tutti ragazzi, come state? Tutto bene? Ci siete? Ragazzi, se si sente bene l'audio, mandatemi qualche pollicione blu. Cliccate, mandate qualche pollicione blu. Oggi parliamo di un argomento molto interessante per tutti gli agenti immobiliari, le provvigioni. Ma non le provvigioni, proprio le provvigioni che restano in saccoccia a un agente immobiliare. Quindi, di cosa volevo parlarvi? Proprio delle provvigioni che restano in saccoccia all'agente immobiliare. Quanto sono importanti e perché sono importanti? Allora, ci siete? Ok, si sente, a posto ragazzi. Nel frattempo vi invito a, se avete delle domande, qualcosa da chiedermi, scrivetele nei commenti e io vi rispondo direttamente in diretta. Allora, intanto ve ne parlerò, poi eventualmente, come vedete, siamo qua nell'aula formativa, quindi abbiamo lavagnetta, monitor. Vi farò vedere proprio degli esempi matematici, cioè nel senso vi trasferirò quello che vi dirò non soltanto a voce, in maniera verbale, ma ve lo andrò a scrivere in maniera tale che così vi rendiate conto una volta per tutte quanto è fondamentale saper intanto prendere provvigioni alte, ma soprattutto trattenerle poi in tasca, perché una cosa è prenderle, una cosa è poi trattenerle in tasca, ma alla base chiaramente avere un'agenzia che ti dà la possibilità di ottenere provvigioni fuori dal mercato, fuori dal comune e che ti spiega anche in che modo addirittura poter quasi quasi investire quelle che sono le provvigioni di un agente immobiliare. Sicuramente qualcuno di voi avrà visto che sto creando un nuovo percorso formativo totalmente digitale che è il protocollo Insieme per Vendere. Dove praticamente co come funziona? È un protocollo che guiderà gli agenti immobiliari da 0 a X mila fatturato, secondo quello che è l'obiettivo di un agente immobiliare. Quindi questo cosa significa? Che non è che è un protocollo unico per tutti, ma chiaramente poi va adattato a quello che è l'obiettivo che l'agente immobiliare vuole raggiungere in un determinato periodo della sua carriera come agente immobiliare. Allora, quindi le provvigioni di agenti immobiliari. Vi faccio vedere la lavagnetta, così vi vado a scrivere un po' quello che sto per dirvi. Eccoci qua. Ragazzi, mi raccomando, nel frattempo, se l'audio non va bene, fatemi un cenno, fatemi sapere e ci vediamo come vi posso chiaramente aiutare. Ok, si vede bene? A posto. Allora, ipotizziamo che andiamo dritto al dunque. Ipotizziamo che abbiamo un agente immobiliare che fattura, quindi fatturato totale che entra in agenzia, 50.000 l'anno. Quindi, che io sia un agente immobiliare col patentino, un funzionario di un'agenzia, mettetela come vogliate, un assistente, quello che è, lavoro per un'agenzia immobiliare, ho un fatturato, porto un fatturato all'agenzia di 50.000 euro, solitamente come funziona? Chiaramente gli agenti immobiliari, gli assistenti, i funzionari, quelli che sono, hanno una percentuale sul fatturato dell'agenzia. In media in Italia va tra il 10 e il 20% con un fisso mensile che percepisce il funzionario, l'assistente immobiliare, l'agente immobiliare, quello che è. Questo cosa significa? Che se io ho un fatturato di 50.000 euro che porto all'interno del mio datore di lavoro, della mia agenzia dove faccio parte, e di questi 50.000 euro io ho una percentuale che è del 15%, 15%, matematicamente cosa posso affermare? Posso affermare che il 15% di 50.000 euro sono 7.500 euro. Ho preso degli appunti qua, tutta la scalettina, quindi in maniera tale che vi spiego non tutto il ragionamento che vado a fare, ma cerco di
rendere tutto semplice e farvi capire quanti soldi state perdendo facendo gli agenti immobiliari nelle agenzie immobiliari tradizionali e perché li state perdendo. Quindi, che è una cosa che io ve lo dico, una cosa che ve lo dico, ve lo mostro con i numeri, ve lo faccio vedere sulla carta. Quindi, io sono un agente immobiliare di un'agenzia immobiliare tradizionale. Quindi, vi ho detto che apporto un fatturato di 50.000 euro al mio titolare di agenzia. Chiaramente il 15% dicevamo sono 7.500 euro, quindi io in un anno ho guadagnato, ho marginato 7.500 euro. Ipotizziamo che lo stesso agente immobiliare ha un fisso mensile di 500 euro al mese, quindi a questi 7.500 dobbiamo andare a mettere altri 6.000 euro di fisso moltiplicato per 12 mesi, quindi in un anno io 7.500 euro che provengono dal 15% di fatturato di 50.000 e 6.000 euro che provengono dal 500 euro al mese per 12 mesi, quindi sono 6.000 euro, 7.500. Più 6.000 euro io ho un utile, diciamo uno stipendio annuale di 13.500 euro. Se chiaramente questo qui lo vado a dividere per 12, sono 13.500 euro, 13.500 diviso 12 sono 1.100, quanto sono? Aspettate, allora l'avevo scritto qua, 5.015%, 7.000 più 6.000, se io vado a prendere, aspettate che ho tutte le slide qua, la lagnetta, uno si prepara, però poi purtroppo le cose scappano sempre, allora. E vi voglio agganciare a un concetto che è fondamentale per farvi capire quanto dal margine io posso tirare fuori tanta formazione e più tempo libero per me e per i miei cari. Diviso, tac, 12, ok, uguale, io vado a prendere 1.125. Questo qui è quello che invece andrò a prendere. Ok, quindi è chiaro che io in un anno 7.000 più 6.000, 13.500 quello che faccio in un anno diviso 12, ho uno stipendio mensile di 1.125 euro. Significa che dal fatturato di 50.000 euro più il fisso che il mio titolare mi dà, che sono le 500 euro al mese per 12 mesi, ho generato 13.500 in un anno diviso 12, so che in un mese il mio lavoro mi genera uno stipendio mensile di 1.125 euro. Ora, cosa voglio dire questo? Che non ha più senso stare agganciati a un sistema tradizionale che vi genera uno stipendio di 1.125 euro. Che senso ha fare l'autonomo, cioè vivere come un autonomo con i pensieri dell'autonomo, le procedure dell'autonomo, ma con il ritmo di un dipendente e guadagnare meno di un dipendente? Io questa cosa non la capisco. La differenza dove sta? Nelle agenzie del gruppo Remax o in un'agenzia strutturata un po' come le Remax? Prendo l'esempio della mia agenzia perché è quella che conosco bene, è quella che dove i miei agenti immobiliari vengono quando vengono specie da altre agenzie, è proprio questo il salto che loro vogliono fare, solo che molti purtroppo sono ancorati al vecchio sistema tradizionale perché pensano di vivono col bilico mentale, ma sì, ma ora io qui sono da solo. Ma ora io devo gestire il denaro, ma ora io devo fare quello. Ah, qui il mio titolare mi aiuta alle trattative. Come? Quando i numeri li fai, ti fai grande, l'ego perché i numeri li fai. Però è chiaro che quando le cose bisogna cominciarsi a sbracciare, chiaramente per aumentare i numeri tutto viene più difficile. Noi abbiamo cercato di renderla semplicissima. Lo stesso esempio, 50.000 euro di fatturato. Chiaramente Remax Italia percepisce una percentuale solo dopo che voi avete venduto, quindi Remax Italia guadagna solo se l'agente immobiliare ha guadagnato e questo vi fa capire quanto un'azienda sia orientata al successo dell'agente immobiliare, perché non esiste un'azienda che ti dice tu intanto vai, io ti formo, io ti guido, io ti addestro, io ti creo una professione e dopo che tu hai guadagnato mi paghi. Quindi già questo vi fa capire quanto il focus dell'azienda sia orientato al successo dell'agente immobiliare piuttosto che all'apertura di punti franchising. E ora lo vediamo anche con i numeri. Quindi ipotizziamo che lo stesso immobiliare che ha fatto 50.000 euro debba cedere il 10% a Remax perché tutta una serie di tutto il know-how che vi dà dietro, tecnologia, formazione, rete, MLS, codice etico, strutture,
il massimo, portali, tutti i tipi di portali, tutto quello che ci sta dietro all'interno di una grande agenzia, perché è chiaro che l'agenzia piccola non può sopportare i costi per avere tutti questi strumenti. Cosa significa? Che dai 50 togliamo i 4.500, facciamo un esempio proprio nuovo, apriamo un foglio nuovo e lo descriviamo da capo. Tanto, mi sono fatto comprare una decina di stock di fogli per lavagnetta, quindi possiamo scrivere di questa sera. Allora, quali sono i vantaggi di venire a lavorare in Remax Vela e di venire a lavorare in Remax Vela e di seguire il protocollo insieme per vendere? Allora, quindi 50.000 abbiamo detto che è il fatturato, quindi il 10% sono, quanto sono? 50.000 per 5, 1.600 sono 4.500, 5.000 euro. Tolgo 5.000 euro, quanto me ne resta? 45. A me restano 45.000 euro. A questo punto, come viene fatta la divisione tra un agente immobiliare tradizionale, 15%, 5% di fisso, e un agente immobiliare nella nostra agenzia? Questo di qui si divide a metà. Cioè, avete capito? I 45.000 euro vengono divisi a metà. 50% l'azienda e 50% l'agente immobiliare, quindi significa 22.500. 22.500. Attenzione però, il 50% che resta all'interno dell'azienda, l'azienda prende una piccola percentuale e lo va a erogare a un team che ti va a dare una mano per spingere qua. Quindi noi stiamo ipotizzando 50.000, ma con questo, dove è qua? Con questo cosa voglio dirti? Che 50.000 è quello ipotetico, ma con tutta una serie di strumenti che ti andremo a fornire, è chiaro che questi qui potrebbero diventare 55, 60, 70, dipende poi chiaramente da te. È chiaro che noi vi diamo tutti gli strumenti, ma non è detto che tutti i piloti vincano il Gran Premio. Devi essere un bravo pilota, devi avere voglia di vincere il Gran Premio, devi essere là ad allenarti, quello un po' come tutte le cose. Ma abbiamo per scontato che queste cose ci sono. Il nostro agente immobiliare andrà a percepire 22.500 euro in un anno. Facciamo lo stesso procedimento, prendiamo 22.500 euro in un anno, li dividiamo per 12, quindi il resto è un utile di 1.875 euro. Quindi già ci siamo resi conto che un agente immobiliare della nostra struttura guadagna 1.875 euro piuttosto che 1.125. Facciamo le cose ancora più, entriamo ancora più nel vivo. Chiaramente gli agenti immobiliari Remax pagano una quota di affiliazione per stare all'interno di una struttura e avere in cambio una serie di servizi: postazione, portali, tecnologia, virtual tour. Ti devi comprare una macchinetta, un manfrotto, un treppiedi, devi spendere 1.000, 2.000, 1.500 euro, quelli che sono, per fare il virtual tour ai tuoi clienti. Da noi non li spendi, perché tramite un noleggio che abbiamo inserito, tu ti prendi la macchinetta, ti fai il virtual tour e ti vendi un servizio al cliente dove gli altri non possono arrivare, perché è chiaro che se non hai una struttura forte alle spalle non potrai mai offrire servizi d'eccellenza e tanti servizi. Quindi è chiaro che il vantaggio competitivo ti schiaccia, quindi non solo hai il vantaggio economico, ma hai anche un vantaggio competitivo, perché non qualitativo. Perché è chiaro che se poi ci metti la formazione e il tuo livello professionale si va ad elevare. Ma facciamo, come vi dicevo, le cose ancora più nello specifico. Cosa dobbiamo togliere da questi 1.875? La quota di affiliazione. Abbiamo ipotizzato che sei un agente immobiliare al 50% con un fatturato di 50.000 euro, e quindi per stare al 50% all'interno della struttura si paga 150 euro. Quindi andiamo a togliere 150 euro. Ne prendo 8 al mese e ne esco tanti. Quanto me ne restano? 1.725. Se io da 1.725, che è quello che resta a me all'interno di questa agenzia, con lo stesso numero di fatturato che prima facevo in un'altra agenzia, il discorso qual è? Che in questa agenzia me ne restano 1.725. Nella vecchia agenzia, vi ricordate cosa abbiamo detto? Il 15% in un anno diviso 12 più il fisso sommato al 15%, lo dividiamo per 12 e tiriamo fuori 1.125. Quindi, qua vi faccio una domanda provocatoria: per quale motivo vi ostinate state nel bilico di voglio crescere? Come faccio a crescere? Come faccio a elevarmi sempre di più?
ma nello stesso tempo siete ancorati da concetti mentali tali che vi legano al vecchio sistema tradizionale, al vecchio sistema, al vecchio modo di fare gli agenti immobiliari, e grazie a questa ancora mentale voi state andando a perdere 750 euro al mese, perché se io da questi tolgo questi 1725 meno 1125, fatevi il conto, dovrebbero essere 750 euro al mese. Rifacciamo l'insieme giusto per essere precisi, quindi 1000, dove l'ho perso qua, 1725 meno 1125, 600 euro. Questo significa che voi state regalando al vostro titolare di agenzia, se siete col vostro sistema tradizionale, 600 euro al mese. Ora, 600 euro al mese, se noi li andiamo a moltiplicare per 12 mesi, e ora qui arriviamo alla parte del mindset, voi state regalando al vostro titolare 7.200 euro. Ora, l'obiezione che mi fanno più spesso è: sì, ma io l'accio il fisso, ma io ho la garanzia che se non faccio 50.000 ho guadagnato 6.000 euro l'anno. Quanto può durare? Cioè, ma quanto può durare un lavoro che ti porta 500 euro al mese? Cioè, ora io voglio capire, lì il lavoro da fare è un altro, ma sei sicuro che l'agente immobiliare è il lavoro che tu vuoi fare? Perché a questo punto non lo capisco. Ma sei sicuro che tu, con cifre così basse, riesci a accontentare i tuoi clienti con la stessa enfasi, con lo stesso entusiasmo, con lo stesso modus operandi? Non gli potrai mai erogare gli stessi servizi, la stessa qualità, la stessa professionalità. E soprattutto se è un cliente che opera fuori zona, o Torino, Milano, fuori da quello che è la tua città, il tuo recinto, dove finora ti hanno insegnato a lavorare, l'hai perso. Cioè, l'hai perso, finito, fuori, provvigioni bruciate. Perché Remax funziona? Ma è semplice, perché non solo ti fa restare, ipotizzando questo numero di qui, 7.200 euro in più in tasca. Con questi 7.200 euro in più tutto ti puoi fare. La metà investirli in formazione e quindi portare questo numero da 50 l'anno prossimo a 70, la metà te li prendi e ti fai una vacanza con la tua famiglia. Quindi, il concetto qual è? In che modo, l'argomento di oggi era quello, in che modo le provvigioni possono far cambiare il mio modo di lavorare e quindi trasferire più professionalità a quelli che sono i miei clienti, e quindi è chiaro che innescare un meccanismo, un indotto tale che se io ho una provvigione alta e so gestire, ho un bel money management, ho un'azienda che a parità di fatturato mi storna provvigioni più alte e mi dà 10 volte più la tecnologia che lì non potrei mai avere, è chiaro che la tua professionalità cresce, perché parliamoci chiaro, uno può avere la motivazione che vuole. Ma ve lo dico per esperienza, perché ne ho visti passare qua ragazzi che vengono da altre agenzie con gli attributi a terra, per non usare un termine proprio francese. Ma ci sta! Ma quanto deve durare la motivazione? C'è come un atleta che non fa altro che allenarsi dalla mattina alla sera per anni di fila e non vince mai una gara. Prima o poi smette di fare l'atleta. La stessa cosa è l'agente immobiliare. Se l'agente immobiliare il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, il quarto anno non fa niente, ma è un agente immobiliare che avrebbe potuto spaccare, avrebbe potuto accontentare i suoi clienti, fatturare di più, vivere meglio lui, far vivere meglio la propria famiglia e servire servizi ai clienti che non avrebbe mai potuto fornire nel sistema di agenzia immobiliare tradizionale, è chiaro che prima o poi si stanca e lavora male. Si innescano meccanismi psicologici che ti portano, non fanno altro che portarti a scendere piuttosto che a crescere. Quindi è importante, ragazzi, la percentuale, è importante la provvigione, è importante la provvigione che ti resta in tasca, ma perché è chiaro che se hai 20 anni, magari 600 euro al mese non ti fanno, ti fanno anche a 20 anni, attenzione, ma magari li senti meno piuttosto a un padre di famiglia che in un bilancio familiare 600 euro li va a investire per l'istruzione del figlio, per un piano d'accumulo, per tutta una serie di cose che gli danno la motivazione tale di continuare a evolversi sempre più. E questo è fondamentalmente il concetto. Quindi cercate di, qualcosa vi voglio trasferire, sganciatevi dai vecchi sistemi tradizionali. Chiaro, venite a lavorare tutti in Remax Vela, avrete chiaramente provvigioni molto più alte, ma soprattutto vi aiuteremo a crescere, a costruire un processo che vi renderà totalmente autonomi. Detto questo,
Cosa vi volevo dire anche? Una delle obiezioni che gli agenti immobiliari che vogliono venire a lavorare in una struttura organizzata come Remax, una delle tante obiezioni che loro fanno è sì, però ora dovrei fare tutto da solo, oppure sì, ma quanto tempo ci metto a entrare in regime, oppure ma cosa dico ai miei clienti che sto lasciando la vecchia agenzia tradizionale, sto passando da voi? Ce n'è tante obiezioni che si fanno, ma cercherò di stringerle in poco. Sono solo seghe mentali. Toglietevi dalla testa tutte le seghe mentali, tutte quelle condizioni che non fanno altro che andarsi a sovrapporre tra te e l'obiettivo. Perché è matematico, i numeri ci stanno, cioè i numeri parlano. Una delle cose che ho imparato io nei percorsi formativi durante questi 17 anni che faccio questo lavoro è quello che, a prescindere da quello che tu puoi pensare, va bene quello che tu pensi, ma deve corrispondere con quello che i numeri ti vanno ad evidenziare, perché se no non ha senso. Cioè non ha senso che io prendo una strada che già so che mi porta alla deriva bella, mi faccio la costa invece dell'autostrada, ma piuttosto che arrivare a Catania devo arrivare prima a Messina e poi devo fare il giro. Bellissimo, fantastico, mi guardo tutta la costa, mi rilasso, mi fermo, mi prendo il caffettino, poi mi prendo la granita. Arriverò sicuramente a Messina, ma se il mio intento era quello di arrivare a Catania il prima possibile, non ha senso che mi faccio tutto sul giro. Tanto vale che vado diretta, prendo la strada che mi porta direttamente all'obiettivo. A meno che a me di raggiungere quell'obiettivo non me ne frega niente, o non ho tanta motivazione per raggiungere quell'obiettivo, e allora in questo caso dico ci sta, te la sei cercata, è quello che volevi fare, bene. Viceversa. Chi invece lavora da noi e vuole intraprendere questo percorso, è chiaro che tramite un percorso di crescita fornito dall'agenzia, da Remax Italia, dai colleghi di Remax Italia, io ho visto che c'è Paolo Caputo che ci sta guardando, è uno dei top producer di Remax, ed è uno che nonostante faccia numeri, poi va nelle aule e spiega ai colleghi dove fare numeri. Quindi si innescano dei meccanismi particolari. La stessa cosa è un po' quello che stiamo facendo noi. Quindi una cosa che io vengo da te e ti dico, senti, lavora da Remax per quest'altro motivo, fai l'agente immobiliare per quest'altro motivo. Un'altra cosa è che io, che ho 17 anni, che svolgo la professione di agente immobiliare, avendo fra l'altro cominciato dal basso, non so, molti di voi magari non lo sanno, non tutti conoscono la mia storia, ma io ho cominciato a lavorare in agenzia immobiliare io dico sempre con la scopa, cioè nel senso come facevo il picciotto, lo spicciafacende, il garzone, chiamatelo come volete, del titolare di agenzia e il fattorino del titolare di agenzia. Ora qualcuno mi ha chiesto, ma che cosa fa il fattorino in un titolare di agenzia? Non esiste più il fattorino in un titolare di agenzia. Io cosa facevo come fattorino di un'agenzia immobiliare? Semplice. Non, pensate che tra il 2000 e il 2002, esattamente eravamo ottobre-novembre del 2001, non esisteva la tecnologia, non esistevano i portali, internet viaggiava col 56K, quindi quello che era la mia professione come fattorino all'interno dell'agenzia immobiliare cos'era? Avevo il titolare che mi dava dei foglietti, delle mappe della città, il Google cartaceo lo chiamo io, che si chiama Tutto Città. Mi segnava tutte le zone e mi diceva: devi uscire la mattina presto alle 9 e non ti devi arricampare, detto in siciliano, non ritornare in ufficio se prima in tutte queste stradine, ad ogni stradina, mi devi dire tutti i cartelli che ci sono sia in vendita che in affitto. Quindi questo cosa significa? Che sono stato quasi 2 anni a stare a zonzo, a stare in giro, a non fare altro che prendere cartelli nelle altre agenzie immobiliari e portarli dentro. Il bello qual è? Che dietro alla costruzione di ogni processo ci sta un apprendimento. Se, ciao Stefano, è un onore averti qui online con noi. Stefano Versace è per me un mentore, una persona che seguo da tanti anni, una persona che ha raggiunto il successo da solo, è il massimo esempio di espressione di un imprenditore che vuole crescere, ha le palle per fare quello che vuole fare e soprattutto un progetto con dei numeri scritti. Stiamo parlando, Stefano, di proprio fare pianificazione, quindi come si analizzano i numeri, stiamo parlando proprio di questo, rapportato in quello che è il nostro settore immobiliare. E stavo raccontando un po' la mia storia, quindi cosa facevo quando ero il fattorino? Quando facevo il fattorino all'agenzia immobiliare dal novembre 2001 per i prossimi 2 anni, cosa facevo? Raccoglievo tutti i cartelli e
e li portava in agenzia. Moltiplica questo processo per settimane, per i mesi, per 2 anni, senza rendermene conto io riuscivo a capire in quale zona c'erano più immobili in vendita e in quale ce n'erano di meno. Perché è chiaro, se tu stai 2 anni a fare sempre la stessa cosa, ti rendi conto di determinate sfaccettature, determinate dinamiche all'interno di quella professione, senza che, cioè, non te ne saresti mai reso conto. È un po' come fare le tabelline, cioè se tu fai sempre le tabelline, cazzo, prima o poi sai scrivere, almeno dovrebbe essere quello il must, a meno che non le fai in maniera ripetuta e non ci metti, ma devi essere proprio un vegetale, cioè tanto vale che non vai nemmeno a scuola. Quindi qual è il concetto? Avendo cominciato io dal basso, quindi come fattorino, prima prendevi i cartelli e li portavi in agenzia, dopo 2 anni, dopo che il mio ruolo era prendi i cartelli e li porti in agenzia, la mattina e la sera passi la scopa la mattina, passi la scopa la sera e chiudi, apri e chiudi l'agenzia, la devi tenere pulita, sistemata, questo è un po' quello che devi fare. Loredana, buongiorno, grazie per essere qua. Quindi chiaramente conosci tutti gli aspetti di quello che è l'agenzia immobiliare. Sono il passaggio successivo che ho fatto, qual è? Bene, dopo che il mio vecchio titolare mi diceva: bravo Giuseppe, ora tu conosci un po' le zone, sai pressappoco dove si vende di più, dove si vende di meno, fai un'altra cosa, passa da fare il fattorino di un'agenzia immobiliare a fare l'acquisitore. Eh? Cos'è che devo fare? Devi fare l'acquisitore. Sarebbe semplice. Prima cosa ti davo io? Ti davo il tutto città, il Google cartaceo, dovevi andare a prendere i cartelli e portarli qua. Le chiamate le facevamo noi. Ora è diverso. Un'altra persona al posto tuo prenderà i cartelli. In più, io ti darò dei giornali ben specifici dove andare a prendere, estrapolare tutti quelli che sono gli immobili in vendita dei privati e chiamarli. Ok, ma cosa gli devo dire? Immaginate che avevo 21, quasi 22 anni, timido da fare schifo, quindi ora sono, diciamo, quello che sono, ma prima ero timidissimo. Semplice, prendi il telefono, li chiami a tutti, gli dici che sei, fai parte di un'agenzia immobiliare, un franchising locale, bla bla bla, e che potresti essere d'aiuto per la valutazione e quindi per la vendita del suo immobile. Quindi provate a immaginare la mentalità di un ragazzo di 21 anni squattrinato che ha tanta voglia di crescere e di imparare, ma se si ci mette poi un po' di timidezza, è chiaro che il processo, se ci metti la timidezza e ci metti che non ti dà uno strumento, non ti dà una procedura che ti dice come deve essere svolta la telefonata, cosa devi dire all'obiezione, cioè non ti spiega un po' tutto questo, e quindi è chiaro che ogni chiamata è, cioè, devi stare là a imparare. Ho sbagliato, è come un bambino che vuole imparare a camminare e deve passare alla fase di gattonamento, a innalzarsi, cadrà tantissime volte. Quindi provate a immaginare, avere un giornale, fare 100-110 chiamate al giorno, le porte in faccia che mi sono preso. Quindi è chiaro che se oggi faccio 100 chiamate e prendo 90 porte in faccia, domani ne faccio 100 e ne prendo 95, poi ne prendo 100 su 100, poi ne prendo 98 su 100, la motivazione piano piano va scemando. La differenza dove è stata? Che dopo circa, era passato circa un anno barra un anno e mezzo, mi ero un po' rotto le scatole di ricevere porte in faccia, allora ho preso una decisione singola. Se io ho una percentuale, chiaramente, che mi sono costruito nel tempo, da tot chiamate fatte, tot appuntamenti fissati, tot porte in faccia prese, cosa ho fatto? Piuttosto che focalizzarmi sulle 95 su 100 porte in faccia, telefonate chiuse, quando chiamavo i clienti per spiegargli quello che io potevo fare per loro, mi sono focalizzato sui 5. Quindi cosa ho fatto? Ho costruito piano piano un processo cambiando io stesso le procedure, il modo di svolgere la telefonata, il modo di interfacciarmi col cliente. Perché? Perché l'obiettivo mio era quello, questi 5 devono diventare 6. Poi devono diventare 7, poi devono diventare 8. Non mi interessa recuperare i 95 che ho perso, mi interessa aumentare i 5 che ho preso. E quindi lì, piano piano, a distanza di poco più di 2 annetti, erano passati sì 2 annetti circa, perché poi 2001, 2002, 2003, 4, 6, eravamo intorno al 2005, sono riuscito a ottenere una conversione del 30%. Quindi questo significa che le azioni ripetute, prima come fattorino, quindi conosci il mercato, come quello che ti spiegavo, poi come agente immobiliare, mi hanno portato chiaramente a valutare ogni singolo aspetto, ogni singola faccia di questa professione, tirarne fuori il massimo
per cercare di ottimizzare quello che è il fatturato e il tempo che vado a dedicare a quel tipo di attività, perché poi parliamoci chiaro, non ha senso fare l'autonomo, lavorare 15 ore al giorno per 1.100 euro al mese, tanto vale che vado a cercare una professione, mi vado a impiegare da qualcuno. Cioè, meglio che ne prendi 1.000, ma c'è uno che ti dice quello che devi fare e le ore che devi fare quali sono. Non ti andare a infilare, non fare l'autonomo se devi fare 15 ore al giorno per 1.000 ore al mese, non ha senso. L'ego lo puoi gratificare il primo mese, il secondo mese, il primo anno, poi ti, chiaramente si vanno a rompere degli equilibri tuoi che ti fanno mollare tutto. Quindi cosa è successo? Ho aumentato la conversione portandola da 5% a 30%, e a quel punto, una volta che io ho aumentato la conversione, sono riuscito a crearmi un metodo che mi desse la possibilità di quei 30 farli diventare 31, 32, 33, tirando fuori nuovi contatti, nuovi clienti dai quei 30, non sempre dai 70 che mi restano. E in questo caso capisci bene che se riesci a seguire la matematica, la conversione raddoppia. Perché io ne ho un 30% di conversione dai 100 che ho chiamato, perché sono 30 appuntamenti e X incarichi. Ma nello stesso tempo un cliente lo converto due volte, perché non solo lo converto la prima volta perché mi dà l'incarico e tutto il resto, ma ci costruisco dietro un rapporto. E ripeto, un rapporto, non una procedura, un rapporto sano e duraturo nel tempo, che faccia in modo che quel cliente che oggi mi ha fatto vendere l'immobile, domani me ne generi un altro. Stessa cosa, io vendo casa a Tizio che mi porta a Caio, crea un rapporto con Caio che mi porta sempre, cioè, capite? Fondamentalmente è questo fare l'agente immobiliare, costruire rapporti e procedure tali seguiti da un metodo chiaramente numerico e ricco di informazioni e dei contenuti di alto valore che mi portano a ottenere dei numeri sani in un'azienda sana, dove posso decidere dove lavorare, in quale zona operare, quando lavorare, le ore che voglio dedicare alla mia attività, e soprattutto vado ad erogare tutta una serie di strumenti che all'interno di un'agenzia piccola non potrò mai andare a dare, perché è chiaro che oggi la formula dello studio associato è la formula che spacca. Funziona così, ragazzi, dico, apriamo gli occhi, funziona così già con i dentisti, Vital Dent, ne abbiamo visto, funziona così con gli avvocati. Dico, se vi fate un giro a Milano è strapieno, soprattutto nel centro di Milano, di studi associati di avvocati. Con lo studio associato hai tante di quei vantaggi, hai lo scambio delle opinioni, lo scambio dei pareri, cioè vivi in un mondo completamente diverso rispetto agli altri. Ma perché? Perché è chiaro che se l'esperienza viene condivisa, io non devo aspettare che una cosa succeda nella mia pelle per fare l'esperienza e quindi reagire in un modo diverso alla prossima esperienza. Assolutamente no, perché se io sono in una struttura dove ci sono 30, 40, 50 agenti immobiliari, io ho la possibilità di dire: senti ragazzo, mi è successo questo, colleghi, mi è successo questo, è successo già a qualcuno di voi? Sì, è successo a uno, a due, a tre, possibilmente a zero, ma sono poche le probabilità. Questo cosa significa? Che se io ho la possibilità di avere in cambio, e ragazzi attenzione, dico, questa è una cosa da non sottovalutare, perché capite bene che oggi avere l'esperienza semplicemente col confronto piuttosto che averlo sulla propria pelle vi fa bruciare gli anni, vi fa bruciare gli anni. Perché io devo starci due anni per capire una cosa quando ho la possibilità di sedermi accanto a uno che ha già avuto lo stesso problema e che mi dice: senti, io l'ho fatto, ci sono passato non una ma 10 volte, fai così, così e così, e ti faccio vedere che è chiaro che bruci le tappe, il fatturato arriva prima, la motivazione arriva prima, si innesca tutto un circolo tale che ti dà la possibilità di aumentare professionalità, soldi in tasca, fatturato, gratificazione del cliente, e poi si ricomincia, professionalità, soldi, gratificazione. Cioè bisogna crearsi un circolo che in questo momento non esiste, e questo è un po' quello che è la differenza matematica e psicologica tra lavorare in un'agenzia immobiliare tradizionale col 15% di fisso, 15% di fisso e 500 euro, 15% di provvigioni e 500 euro di fisso mensili, piuttosto che lavorare nella nostra agenzia. Quindi vi siete resi conto matematicamente che con lo stesso fatturato qua vi restano circa
esattamente 600 euro al mese in più in tasca. Per chi chiaramente non ha seguito tutta la diretta, vi invito poi ad andarvela a seguire o nella pagina mia, quindi nel mio profilo, o nella pagina Giuseppe Pistone, protocollo insieme per vendere, che è il protocollo che stiamo creando in maniera digitale per far raggiungere il successo a tutti gli agenti immobiliari. Quindi questo, diciamo, è l'aspetto teorico-matematico, quindi abbiamo parlato dell'aspetto numerico, la differenza tra queste agenzie e le agenzie non organizzate, ma ci sono tanti altri aspetti che non voglio sottovalutare. Vi faccio una differenza, cercherò di rendervela proprio semplice. Quando io ho cominciato a fare questo lavoro, poco fa vi dicevo che quando ho cominciato a fare l'agente immobiliare nella mia agenzia, durante il percorso che ho seguito, quando mi sono ritrovato a fare l'acquisitore, l'unica fonte, le uniche fonti di acquisizione cos'erano? Carta, giornali, citofoni. Si dice in gergo fare marciapiede. Sei abituato a fare marciapiede? Sei abituato a costruire rapporti con i clienti e quindi a ottenere notizie che poi si trasformano in incarichi. Questo 15 anni fa, 18 anni fa, 20 anni fa. Oggi il mondo è cambiato. Non funziona più fare marciapiede, o meglio, attenzione, funziona, ma insieme a quello io devo metterci altro. Non funziona più fare la chiamata nel giornale, non esiste più neanche il giornale, oggi la chiamata la faccio dal portale. Ma data la facilità di accesso all'informazione, è chiaro che prima cosa dovevo fare? Il giornale esce il venerdì, usciva il martedì e il giovedì. Bene, io avevo un accordo con l'edicolante che lui il giovedì sera mi doveva dare il giornale, perché io già la mattina alle 8, quando tutti gli altri erano a comprare il giornale, io ero lì pronto a fare telefonate, arrivavo prima e aspettavo gli altri. Oggi non è più così. Oggi o arrivi prima che il cliente mette l'immobile nel portale, o sarà veramente dura, ma sarà veramente dura, riuscire a convertire le telefonate in incarichi di un cliente che ha messo in vendita un immobile tramite un portale. Ma perché? Ma perché è chiaro. Uno, se ha messo l'immobile tramite portale, due sono le cose. O ha conosciuto agenti immobiliari e non gliene è piaciuto nessuno, e in alcuni casi non ha nemmeno torto, non ho, cioè, è così, in alcuni casi non ha nemmeno torto, ha perfettamente ragione, perché magari l'agente immobiliare non gli sa spiegare perché una valutazione è così, guarda la casa vale tanto, bene, tu mi devi saper spiegare in maniera scritta perché la casa vale tanto, da dove hai tirato fuori i dati, come sei arrivato a questo prezzo, io lo voglio sapere, perché se io vado dall'avvocato che pago, vado dal dentista che pago, pretendo che il professionista mi dica dall'A alla Z tutto quello che sta facendo su di me, se è un dentista che sta facendo su di me, se è un avvocato che sta facendo per me. Quindi mi aspetto che l'agente immobiliare mi debba saper mostrare con dei dati alla mano quello che farà, deve giustificare quel 3, 4, 5, 2% che è per vendere l'immobile. Quindi provate a immaginare uno che magari già ha vissuto questo, mette l'annuncio nel portale, poi arriva l'agente immobiliare e lo chiama: buongiorno, sono dell'agenzia. Entro quanto tempo? Perché ormai ci sono delle procedure ben standard, abbiamo riscontrato che sono sempre un po' le stesse frasi, le faccio la valutazione gratuita, faccio questo, quindi nella testa di un cliente, ma come potete pensare che questo vi può scegliere se ha visto già agenti immobiliari e non ha percepito valore e quindi ha deciso di fare da solo? Poi fa da solo, 10 agenti immobiliari lo chiamano tutti con la stessa barzelletta. Ma che idea si deve fare degli agenti immobiliari? Ma chi su come su come, cioè come funziona? Hanno tutte le stesse procedure? Come fa a darci un incarico? Ha perfettamente ragione. Quindi, cosa vi voglio dire? Io che ho cominciato tra il 2000 e quindi ho vissuto tutti i vari passaggi, mi sono reso conto in questa evoluzione che il mondo è cambiato il modo di approcciarsi con il cliente, è arrivato il momento di fare capire al cliente che noi, a differenza di qualcun altro, abbiamo dietro una professionalità che è già riconosciuta dai vecchi clienti, dal mercato, dall'agenzia. Ci sono tutta una serie di riprove sociali che ci danno la possibilità di far capire al cliente, nonostante lui possibilmente ha un pregiudizio, che noi siamo la persona giusta per vendere il suo immobile. Quindi, se oggi non sei in grado di trasferire dalla telefonata, quindi dalle fonti, parliamo dei fonti di acquisizione, quindi dalla prima fonte che è la telefonata, i VDP, venditori da privato, l'annuncio del privato,
e quindi una telefonata impostata in un certo modo, orientata a un certo risultato, prendo la porta in faccia, converto zero. Se non so come fare zona, ma non come la facevo prima, cioè oggi la zona non va fatta come la si faceva prima. Tartasso tutti, busso a tutti, lascio il volantino, lascio la rivista, qualcuno ci sarà. Per carità, arriverà un contatto, arriverà qualcuno che dovrà vendere o comprare una casa, ma non posso pensare di fare le stesse azioni che facevo 15 anni fa, 20 anni fa e ottenere un risultato attuale. Assolutamente no, siamo fuori mercato, fuori ogni logica. Oggi la zona va costruita, va fatta in un determinato modo. Uno, devo essere in grado di capire la zona qual è, quindi devo limitare una zona in maniera perfetta e metodica. Limitata la zona, devo estrapolare il numero di abitanti di quella zona, estrapolo il numero di abitanti di quella zona e cerco di capire che conversione fa quella zona. So che la zona è questa, so che gli abitanti sono questi, so che gli immobili venduti a Palermo sono questi. Bene, come faccio a capire in quella zona quanti immobili si vendono? Esistono delle formule matematiche che noi spieghiamo nel nostro protocollo insieme per vendere, dove tu già puoi estrapolare il numero di transazioni in quella determinata zona. Quindi numeri, prima numeri, poi testa. Ok, ho estrapolato quello che c'è nella zona. Bene, a me serve un X% di quelle transazioni per fare un X% di fatturato. Quindi sto costruendo una roadmap che mi porta dal punto A al punto B, mi porta a raggiungere l'obiettivo. Prima in maniera analitica, matematica, numerica, lo vedo, l'ho scritto, so quello che devo fare, poi in maniera mentale e procedurale. Quindi, una volta che ho scoperto tutte queste informazioni di qua e le ho trasferite nella carta, che cosa faccio? Vado a costruire un processo tale che mi dà la possibilità, piuttosto che essere io a citofonare al tizio per sapere se deve vendere casa o se non la deve vendere lui, se conosce qualcuno che la deve vendere, poi non si capisce perché dovrebbe consigliare me che manco mi conosce, comunque, riesco a fare in modo di entrare nella testa del cliente e fare in modo che il cliente, prima ancora di andare a mettere l'annuncio online, chiamare le agenzie della zona, farsi fare la rotazione o, dopo che ha chiamato le agenzie della zona e si è fatto fare la rotazione, riesce a farmi portare l'incarico a me piuttosto che a un altro. È completamente diverso. Ho ribaltato il mercato. Questo cosa significa? Che una cosa è che io devo strappare X incarichi a un cliente convincendolo di quello che so fare, una cosa è che io istigo il cliente ad affidare l'incarico a me piuttosto che un'altra agenzia. Ma perché? Perché prima ancora di chiedergli l'incarico, io ho dato un valore, io ho spiegato quello che faccio io, ma non che gliel'ho detto bla bla bla, gliel'ho detto a voce, ma gliel'ho trasferito sulla carta. Gli ho fatto vedere quelli che sono i miei risultati attuali e passati, gli ho fatto vedere quello che è la mia storia, gli ho spiegato perché faccio l'agente immobiliare, perché ci metto passione, cos'è che mi piace, cioè. Capite bene che cambia tutto, cioè, ma è normale. Ma chi oggi che deve scegliere un dentista, un avvocato, un medico, se non ha il rapporto empatico lo sceglie? Quante volte io ho avuto proprietari che mi hanno detto: io ho conosciuto un agente immobiliare che sì, poteva essere un genio per quello che faceva, ma non mi ha fatto simpatia, non si è creato un rapporto. Perché la casa non è la camicia che io poi l'anno prossimo la prendo e la passo, come si faceva una volta al fratello più piccolo. Pazienza, dico una camicia, spendo 50, 60, 70 euro, l'anno prossimo la butto. Cioè, anche se la compro, l'anno prossimo la butto, non posso rovinare il colletto fino all'ultimo. La casa è la casa. La casa è il frutto di sacrifici, 15, 20, 30, X anni di mutuo che i nostri genitori hanno pagato e che ci stanno lasciando. O che hanno pagato e non ce la stanno lasciando, ma oggi la devono vendere perché devono aiutare i figli, devono tappare dei buchi. Quindi è chiaro che se io non, con queste persone non ho un rapporto umano efficace, la domanda che mi devo fare è: perché questa persona non mi dà l'incarico? Non questo stronzo non mi ha dato l'incarico. Ha perfettamente ragione. Quindi, cosa vi voglio dire? Non continuate a lavorare all'interno di agenzie immobiliari focalizzate solo sui numeri, focalizzate a vecchi sistemi. La zona è questo. È finito, ragazzi, è finito. Tra l'altro, ho visto degli imprenditori, settore immobiliare e non, che pre-pandemia
andava liscio come l'olio. Pandemia, lockdown, bene, ora ci digitalizziamo. Finita la pandemia, siamo tornati come prima. Il mondo è cambiato. Oggi o sei digitalizzato, quindi o sei digitalizzato o non sei nessuno, sei fuori dal mercato. Cioè, ma pensate che se, secondo voi, cioè io quando ho cominciato questo lavoro quasi 20 anni fa, ma non avrei mai pensato che oggi avrei costruito un percorso formativo doc per agenti immobiliari per portarli da zero al successo. Non avrei mai pensato di poter creare una live come quella che sto facendo con voi, dove vado a trasferire la passione, quello che faccio, come lo faccio, perché lo faccio. Cerco di far capire agli altri agenti immobiliari i vantaggi nel venire a... Cioè, ci sono strumenti che se io fossi stato, diciamo, uno stolto nella tecnologia, mi sarei estinto. Ed è chiaro che oggi che ne ho quasi 40, non posso pensare che domani che ne ho 50, beh, poi ne avrò 50, sarò un po' più rincoglionito. No, no, bisogna stare al passo coi tempi perché, come dice qualcuno, o ti distingui o ti estingui. Oggi dai valore a quello che è la tua professione o vieni automaticamente scartato fuori dal mercato. E poi non voglio sentire, ah, il mercato che non funziona. Io, ragazzi, sento agenti immobiliari. Ciao Giovanni, sento agenti immobiliari che mi dicono: ah, io non guadagno niente, il mercato, cioè, vedi, questa è la colpa del mercato. Ragazzi, leviamocelo dalla testa. Non è che perché Blockbuster fallisce e nessuno si guarda più film. Netflix oggi è un colosso. Non è perché i tassisti non hanno i stessi volumi, i stessi utili di prima, il taxi non lo prende più nessuno, c'è Uber. Quindi non è che l'agente immobiliare oggi non fa niente, deve fare azioni diverse rispetto a quelle che faceva 15-20 anni fa. Se no poi non ve la prendete con il mercato. Il problema non è il mercato, il problema siamo noi. Siamo noi gli imprenditori che abbiamo l'obbligo morale verso quello che è l'agenzia delle entrate, quindi le tasse, la partita IVA, tutto quello che c'è, fare numeri, perché sennò chiaramente andiamo in negativo, chiaramente non lo vuole nessuno, ma abbiamo anche l'obbligo morale verso i confronti dei nostri familiari, dei nostri dipendenti, dei nostri clienti di aggiornarci, di ottenere il massimo, di far ottenere il massimo, di utilizzare strumenti che nessuno ha, di far capire ai nostri proprietari che noi tramite dei processi riusciamo a portare 10 clienti piuttosto che 2. Quindi se io ti porto 10 persone piuttosto che due, tramite un processo, tramite la passione, tramite i clienti già soddisfatti, è chiaro che hai più proposte e più trattative. Con questo cosa voglio dirti? La prima cosa che un agente immobiliare deve fare qual è? Andiamo a, dico, tanto ormai stiamo facendo una lezioncina, vi sto dando, ragazzi, un contenuto di alto valore. Attenzione, non è perché queste, le dirette sono gratis, diciamo, non hanno valore. Prendete tutto quello che vi do, se non riuscite a seguirlo ora perché... Ah, avete il pancino che vi brontola, dovete andare a mangiare, il resto lo registrate e guardatevele dopo, ma quello che bisogna andare a creare è il valore. Quindi il valore di un agente immobiliare deve crescere di pari passo con la sua formazione, perché l'agente immobiliare che comincia e deve arrivare da 0 a 50 ha delle problematiche e delle difficoltà. L'agente immobiliare che deve passare da 50 a 80 ha delle difficoltà. L'agente immobiliare che deve passare da 80 a superare i 100 ha altri tipi di difficoltà, ma questo non ve lo dice nessuno. Cioè, esistono due tipologie di percorsi formativi. Scusatemi, ecco. Così sembra pure più alto. Allora, esistono due tipologie di percorsi formativi, o meglio, di formatori per agenti immobiliari. Uno, quello motivazionale. Che sono carico, vado avanti 1, 2, 3 giorni alla settimana, eccetera, eccetera. Ok, basta, è finita la carica, mi serve un altro corso. Due, gli agenti immobiliari che ti danno delle procedure. Il protocollo insieme per vendere nasce per unire l'aspetto motivazionale con l'aspetto numerico, perché se io non so attraverso i numeri la testa che devo avere per raggiungere quei numeri e le procedure che mi dicono se sto facendo la strada giusta verso il mio obiettivo, non ha senso. Cioè, non basta la motivazione come non basta l'azienda. Ci vuole la motivazione, ci vogliono le procedure, ci vuole il driver interno vostro che vi dà la possibilità di costruire
una professione che vi porti a un determinato livello, l'unione di questi tre ingredienti fa l'agente immobiliare di successo. Quindi il protocollo Insieme per Vendere che cosa vi darà? Vi darà il mindset, quindi vi spiegheremo a livello scientifico cos'è il mindset, quindi perché avere una mentalità giusta, a livello scientifico la differenza tra una mentalità statica e una mentalità fissa. Quindi se è la mentalità statica, come? Tramite degli esercizi arrivare a costruire una mentalità dinamica orientata al successo, e vi daremo anche le procedure per piano piano costruire un rapporto etico, sano e duraturo con i vostri clienti e quindi aumentare una conversione tale da raggiungere un numero di fatturato tale che sarà il vostro obiettivo. Insieme a questo vi daremo anche proprio degli strumenti digitali che voi non è che vi dovete andare a fare in quattro. Ok, devo fatturare 50.000 euro, bene, quante transazioni devo fare? 5, 6, 7 e soprattutto in che media? Perché una cosa che vendo una casa da 50.000 è una cosa che vendo una casa da 1.000.000. Vendo una casa da 1.000.000 e già ne ho fatti 50.000. Viceversa ne devo fare tante. Quindi tramite questo processo, questo strumento digitale, ciao Roberto! Avrai la possibilità di capire il numero di transazioni che devi fare, la media delle transazioni che devi ottenere, le ore di lavoro che devi andare a fare, quelle in collaborazione, quelle non in collaborazione. Quindi è chiaro che grazie al protocollo Insieme per Vendere avrai lo strumento digitale. Quindi lo strumento digitale ti verrà spiegato come utilizzarlo. Il mindset, quindi ti diremo come ottenere un focus da campioni, come evitare le distrazioni, come immaginare di essere già immaginarti di essere già con l'obiettivo raggiunto e quindi le sensazioni che avrai con l'obiettivo da raggiungere. Grazie Roberto, grazie mille. Scusatemi, era caduta la linea. Cerco di trasferire tutto in maniera molto semplice e pratica, ma perché? Perché diciamo questo, ragazzi, Roberto, dopo quasi 20 anni di agente immobiliare, tu mi conosci praticamente dagli albori, avendo vissuto tutti i passaggi. Conosco sia lo stato d'animo di un agente immobiliare che comincia, ma soprattutto nel tempo lo stato d'animo che ha quando ti salta una pratica, una trattativa, e grazie a questo abbiamo costruito un protocollo che ti aiuta a raggiungere, ad avere sia il mindset che le procedure. Perché dicevamo che di solito si parla solo o di motivazioni o di procedure, ma mai di tutte e due cose messe insieme. E all'inizio l'oggetto della live era quella proprio di far capire quanto può incidere in termini di provvigioni scegliere un'azienda piuttosto che in un'altra e utilizzare il margine in più per investire su se stessi. Quindi siamo partiti praticamente da un ragionamento, poi ho visto tutti mi stavate seguendo, allora ho detto vabbè, ma che c'è, facciamo una bella lezione live e spieghiamo, diamo un po' di contenuti di valore a queste persone che oggi stanno sacrificando il pranzo per stare qua con me. Io sono a dieta, voi non lo so, ma ci diamo compagnia. Quindi il protocollo Insieme per Vendere vi andrà a spiegare tutti questi processi, quindi abbiamo messo insieme tutta una serie di processi che vi daranno proprio la possibilità di partire da zero e lavorare verso un risultato ottimale. Enzo, vieni a lavorare da me. Guarda, sarebbe un onore averti qua. Solo che poi l'agenzia chi la lascia? L'agenzia è una bella agenzia, la Balestrate. Vi faccio un esempio, ecco, proprio un esempio calza a pennello. Enzo Romano è un collega che io stimo tanto, di un'agenzia immobiliare, sempre del gruppo Remax, di Balestrate, se non ricordo male, quindi di quella zona di là. Tre settimane fa, un mio referral vecchio da tanti anni, che viene da un altro referral, un costruttore mi contatta e dice: senti, ho delle villette da vendere a San Vito. Se io avessi avuto una mentalità, diciamo, chiusa, quindi, o meglio, la provvigione è mia, non me la tocca nessuno, mi sarei messo in macchina, sarei andato a San Vito, mi sarei fatto dare l'incarico, avrei fatto sali e scendi in un periodo così caldo, quindi immaginate il caos in autostrada, la confusione, la perdita di tempo, ma che senso ha? Tramite un processo, quindi tramite un processo di conoscenza, conosco il collega Enzo Romano, c'è affinità, quindi mi interfaccio con lui che è il broker dell'agenzia, che o lui o chi per lui mi darà una mano nel gestire questo immobile.
Storno, giro la segnalazione al collega, il collega prende l'incarico, prende un incarico che non avrebbe mai potuto prendere perché è un referrale mio e lavora all'interno, grazie a me, in un incarico, ma io, grazie a lui, evito tempo, denaro, sbattimento di trattative, documenti, perché è il collega che si fa il mazzo per gestire l'immobile. Quando poi l'immobile si vende, mi viene stornato il 25%. Questo è quello che succede in Remax. Non esiste che in un'agenzia immobiliare tradizionale io chiamo il collega di San Vito, creo un rapporto col collega di San Vito, lui è felice perché gli giro un immobile, io sono felice perché prendo una provvigione che non avremmo potuto vendere, ma la prima cosa importante è che il cliente si trova un referente che tu gli hai mandato, cioè tu non gli dici vai allo sbaraglio. Ora vi faccio un'altra domanda, ma secondo voi questo referente di qua, quando ha visto la rete, l'organizzazione, e il modo di lavorare, i prossimi immobili, i prossimi consigli dei suoi amici che dovranno vendere gli immobili, possibilmente li passerà al collega di investment, possibilmente gli darà tanto altro lavoro, ma è giusto che sia così? È questo quello che porta nel tempo un agente immobiliare ad avere un orto sano o un agente immobiliare ad avere un orto completamente bruciato? Ma il problema non è il terreno, ragazzi, quello che dico sempre, il problema è il modo, è la passione che io ci metto per costruire procedure, abitudini e relazioni. Se io non ho la testa e non ho una roadmap orientata al successo e delle strategie, degli esercizi ben precisi che mi dicono strada facendo se quello che sto facendo è giusto o è sbagliato, tanto vale che, come vi dicevo poc'anzi, cambio completamente settore, vado da un'altra parte, faccio un'altra cosa, mi vado a impiegare perché chiaramente non avrebbe senso. Vi volevo parlare di un'altra cosa e poi vi lascio perché a quanto pare già abbiamo superato abbondantemente, credo addirittura 50 minuti, quindi mi sa che qua un po' tutti voi avete cose da fare. Un altro argomento che a mio avviso è fondamentale e che abbiamo inserito all'interno del protocollo Insieme per Vendere, che sarà per il 55-60% tutto diciamo pronto già metà della settimana entrante, cos'è la gestione della visita. Ora, molti oggi hanno lo show agent, quindi ovvero hanno una persona che fa le visite al posto suo, perché l'agente immobiliare che cosa fa? Piuttosto che faccio le visite e quindi mi porta via tempo che potrei dedicare alle acquisizioni, mi prendo uno show agent, storno un X% allo show agent e io sto dentro a fare acquisizioni. Mi sta benissimo. State costruendo una leva per aumentare le acquisizioni. Ma attenzione però, se io non ho lo show agent incline, cioè deve essere, non dico un mio clone, ma ci dobbiamo capire. Io rischio che vado a buttare a mare tutta una serie di contatti che avrei potuto riconvertire in altre vendite. Facciamo l'esempio pratico. Io ho un immobile a prezzo, lasciamo stare la zona, lasciamo stare la quadratura, ho un immobile a prezzo. Quindi so che ho un immobile a prezzo, il proprietario sa che ho un immobile a prezzo, lo show agent sa che ho un immobile a prezzo. Arriva lì, fa le visite, bla, non è che ci vuole stare a tirare fuori un'offerta d'acquisto, lo capisce il mercato perché hanno visto gli stessi immobili nella stessa zona, sopra, sotto, nel palazzo, quindi è chiaro che parti dal presupposto che chi oggi viene a vedere la casa conosce più immobili di te, agente immobiliare, o di te, show agent, in quel determinato perimetro dove sta cercando. È scontato, ne conoscono, ne sanno più di noi. Quindi cosa significa? Che potenzialmente uno lo comprerà, abbiamo fatto 10 visite e 9 li buttiamo a mare. Se lo show agent non ha una procedura ben precisa per, uno, capire quello che gli altri 9 cercano, due, comunicare con questo che con quelli che gli altri 9 cercano, tre, dopo che so cosa vogliono e ho capito cosa vogliono tramite delle procedure, riesco a scremare queste persone che cercano e andarli a canalizzare in un determinato processo e non trasferisco quello che faccio al mio agente immobiliare che fa l'acquisizione, gestisce il team, il broker, quello che è, io questi 9 li ho persi, quindi cosa bisogna fare? Bisogna fare un lavoro su questi 9 che mi dà la possibilità di riconvertire un altro X% 10, 15, 20% moltiplicato per tutte le visite, che mi va a generare altre 10 vendite l'anno. Dico picciotti, ma ci rendiamo conto? Io oggi vedo personaggi che fanno le visite, vabbè, la casa non gli interessa, vabbè, ciao, la casa non ti interessa, ma stiamo scherzando.
15 anni fa, cazzo, io poi mi incazzo, scusatemi, 15 anni fa quando io facevo l'agente immobiliare non c'era internet, non c'erano i portali, non c'era niente, perché io 15 anni fa al mio titolare gli facevo 115.000 euro in 6 mesi? Ma perché è chiaro, perché io cosa facevo? Avevo un immobile, facevo 30, 40, X visite su quell'immobile. Tutti quelli che non compravano quella casa, a parte che lo trasferiva al mio titolare, quindi il mio titolare sapeva perché quelli non hanno comprato, perché se io so perché quelli non comprano, so cosa andare a acquisire nella stessa zona. Quindi rischio di bruciare un'informazione che avrei potuto avere a costo zero, quindi a costo zero avrei potuto sapere perché i 9 non hanno acquistato. Magari i 5 non hanno soldi in tasca, non li posso ottenere, di 4 ne comprano 2, ma ne ho bruciati già 2. E a 4.000 euro media di provvigioni, fatevi il conto, già avete bruciato 8.000 euro. Quindi non mi venite a dire che poi non è il mercato, siete voi che non sapete come aggredirlo il mercato, come coccolare il mercato, come alimentare il mercato. Quindi io che cosa facevo? Prendevo questi qui che non acquistavano, a quel punto facevo tutto il lavoro di ulteriore selezione per capire se potevo trovargli un altro immobile simile a quello o non cercavano proprio, non era il momento adatto per focalizzarmi su di loro. Quindi, una volta che avevo quelli che non avevano comprato, li scremavo, mi costruivo una classifica, poi facevo altre attività. Se io so che ce n'è 10, uno l'ha comprato, 9 non l'hanno comprato, di questi 9, 5 non posso ottenere il mutuo, di questi 4, 2 l'avrebbero comprato, ma se avesse avuto per esempio un ascensore e altri 2 se avesse avuto il posto auto, faccio fare per dire la consulenza di mutuo a questi 4 che mi sono rimasti e vado ad acquisire, faccio un percorso dove mi porta ad acquisire in quella determinata zona solo per quei determinati clienti, quindi cosa può succedere? Può succedere che voi vi facciate una vendita, due transazioni, tre, quattro, cinque transazioni in una settimana. Cioè, vi rendete conto quello che si può costruire facendo l'agente immobiliare, ma soprattutto all'interno di una struttura orientata al vostro successo? È una struttura che vi lascia il 15% in tasca, non potrà mai essere orientata al vostro successo, perché è chiaro che per voi fare 15.000 euro dovete fatturare 100.000, cioè stiamo scherzando? Quindi per voi avere uno stipendio di poco più di 1.000 euro al mese dovete spostare, transare immobili, fatturare per almeno 100.000 euro il vostro titolare. Quindi toglietevi dalla testa ad agosto, dato che sicuramente qualcuno andrà un po' più tempo a mare, tutte le seghe mentali. E il consiglio che vi posso dare è: acchiappate tutti i contenuti di valore che darò nelle live, che ho dato nelle live, che sto dando e che continuerò a dare. Utilizzate il periodo morto per riflettere su quello che potrebbe essere il vostro obiettivo futuro, ma non facciamo come a Natale faccio la dieta, a Natale dica l'anno nuovo faccio la dieta, faccio i buoni propositi e poi arrivederci e grazie, a gennaio comincio a mangiare, poi se ne parla a febbraio e poi non si fa più. Utilizzate i tempi morti per ragionare in quello che è il vostro obiettivo di vita, in quello che volete raggiungere. Ciao Antonio! E soprattutto in quale azienda vi dà la possibilità di raggiungere i vostri obiettivi, perché ragazzi, quello è fondamentale. Cioè, io non posso pensare di andare a lavorare in un'azienda semplicemente perché il titolare ha una bella faccia, ha una bella bocca, si fa grande, guadagna tanto, però poi alla fine fatti, contenuti. Cazzo, viviamo nell'epoca dell'informazione. Prima di scegliere un'azienda, informatevi. Ma questo vero fattura? Ma questo vero ha scritto il libro? Io prendo il mio esempio perché ho scritto il libro, fatturo, ho un'agenzia di 40 consulenti, il 90% li ho formati da me è Remax Italia che ci dice che qualche settimana fa siamo stati l'agenzia di crescita, è Remax Italia che ci dice che Michele Tirone già ha raggiunto un fatturato di 40.000 euro e quindi è salito in classifica nonostante la pandemia, nonostante lavori mezza giornata, cioè quindi seguite le aziende, seguite i titolari che quello che vi dicono ve lo possono mostrare. Altrimenti, come potete pensare di prendere un incarico con lo stesso procedimento e lo stesso ragionamento mentale che voi avete fatto per scegliere il titolare? Stiamo scherzando? Cioè, dico, vi rendete conto? Io come posso pretendere di trasferire filosofia senza strumenti e dati certi, feedback al mio cliente? Quindi come fa lui a darmi l'incarico? Perché lui mi ha dato l'incarico? Perché ma certo, ma se tu scegli le persone in base alla filosofia, non puoi pretendere che tutti abbiano la tua stessa filosofia, quindi scelgano te piuttosto che un'altra agente immobiliare, perché non è che sono tutti come te.
torniamo al discorso di prima, perché c'è chi prende gli incarichi in esclusiva al giusto prezzo, al giusto tempo, c'è chi no, magari con lo stesso cliente, ma perché probabilmente io ho trasferito, sicuramente, oltre che probabilmente, ho trasferito al proprietario determinate competenze, passione, voglia di raggiungere il risultato creando un rapporto umano che gli altri non hanno trasferito. Cioè, ragazzi, oggi è più facile vendere le case, vero? A differenza di 15 anni fa, mettevi il cartello la mattina e il pomeriggio l'avevo venduto, ma che cosa avete imparato? A mettere un cartello? A mettere lo scotch? Ma ve lo dice uno che lo faceva. Cioè, che cosa mi resta? Niente. Tutti bravi siamo a mettere un cartello a ritirare una proposta. Ma la bravura oggi non sta lì a mettere il cartello a ritirare una proposta. Oggi devi essere bravo a capire le esigenze del proprietario, gli obiettivi che vuole raggiungere, il mindset di chi deve vendere e di chi deve comprare. Se non sei bravo ad allineare la testa di chi deve comprare con la testa di chi deve vendere, tu che sei in mezzo a queste due teste. Cioè, ogni pratica è l'avvocato, ma se no, cioè, io non capisco com'è che ci sono agenzie che hanno liti legali continue, cioè, invece a me mi invitano ai matrimoni, cioè, dico, poi è una camurria, perché poi vendi la casa, si sposano, devi andare al matrimonio, devi fare il regalo, quello che hai preso come provvigione in pratica glielo vai a ridare, ma il bello qual è? Io ho agenti immobiliari all'interno dell'agenzia che sono clienti o che hanno acquistato immobili dove io ho fatto operazioni immobiliari, quindi mi hanno pagato l'immobile. Sanno che io ho marginato, ma sanno che dietro c'è un processo e un'etica forte tale che li spinge cioè a farli venire a lavorare qui. Cioè, dico, vi rendete conto? Questo è quello che dobbiamo lasciare oggi nel mercato. Questo è quello che ci spinge a ottenere contatti e trasformarli in incarichi e in provvigioni dove gli altri non arrivano. Questa è quella alla quale dovete ambire se volete crescere. Se volete crescere, se non volete crescere, restate, diciamo, nel vostro reticello. Però poi non vi venite a lamentare con me e niente. Quindi il protocollo insieme per vendere, come funzionerà? Vi darà tutte quelle procedure, tutti quei percorsi tali da poter svolgere quello. Ora vi do una dritta, vi do una cosa in più. Come funzionerà il protocollo insieme per vendere? Ci saranno due pacchetti. Il primo pacchetto, tutto percorso formativo digitalizzato. Quindi avrete la possibilità, smartphone, iPad, tablet, TV, l'iPad del vostro bambino, di potervi seguire il corso, prendere appunti, la percentuale della formazione dove siete, seguire quindi sia il percorso formativo in video che quello scritto, quindi avrete un percorso formativo che voi decidete dove seguirvi, quando seguirvi, con chi seguirvi, sia online che in maniera cartacea. Il pacchetto più evoluto quale sarà? La coaching, quindi verranno create delle aule digitali, proprio di coaching, che affiancheranno il protocollo insieme per vendere. E per chi chiaramente dice ok, a me il protocollo mi ha aiutato, ma non mi basta quello, ho bisogno che ti metti accanto a me e che mi spieghi come quello che mi hai scritto deve essere. Quindi, ricapitolando, è spiegare come tutto quello nella coaching andremo a spiegare come tutto quello che abbiamo scritto nel protocollo deve essere svolto. Attenzione però, io così non è che voglio vendervi un corso, assolutamente no. Ho lo stesso ragionamento che io ho per gli incarichi, non è che io faccio un corso e lo vendo a tutti, non mi interessa, non mi interessa. Il corso verrà venduto agli agenti immobiliari che solo dopo una consulenza telefonica con una persona del mio team, che è Giovanni, che proprio era qui che ci guardava, farà delle domande specifiche perché se io mi rendo conto che tu non hai la voglia di metterti in gioco, di fare quello che io ti andrò a spiegare di fare, ma io il corso non te lo vendo proprio, perché non ha senso che io poi un agente immobiliare che mi dice ah, non funziona. L'hai fatto? Ci hai provato? Ti sei messo lì ogni giorno a fare quello? Quindi il corso verrà venduto solo a chi ha veramente voglia di mettersi in gioco. Cioè, non mi interessa fare numeri, mi interessa avere feedback dagli agenti immobiliari, perché ho capito che oggi, da sempre, oggi sono qui grazie a quello che ho capito da sempre, nella storia che ti ho raccontato, che bisogna seminare bene per avere chiaramente un orticello. Se non hai una visione di lungo periodo e se non hai il focus sul gratificazione al cliente e hai il focus sulla tua tasca, prima o poi muori. Detto questo, ragazzi, dato che abbiamo parlato un po' di quello che è l'agenzia immobiliare tradizionale, l'agenzia immobiliare Remax, nella fattispecie l'agenzia immobiliare Remax Vela, che è la nostra agenzia,
ti faccio vedere un pochettino quello che l'agenzia dovrebbero essere andati tutti o quasi tutti a pranzo. Rischiamo di trovare qualcuno sul divano, qualcuno che si fa il caffè, qualcuno che si fuma la sigaretta qua in giro, perché ormai questa è la casa degli agenti immobiliari. Ti faccio vedere un po' quello che è l'agenzia e ti faccio vedere un po', ti faccio vedere la lavagna incarichi, che le agenzie tradizionali non hanno, ma che è molto importante perché dà la possibilità di condividere gli immobili, lavorare su degli immobili che non hai e che ancora non sono inseriti nel mercato. Quindi prova a immaginare che tu devi trasferire, fare vedere un immobile a un tuo cliente prima ancora di metterlo, prima ancora che il tuo collega lo metta nel mercato. Hai un vantaggio competitivo che non hai da nessuna parte, ma non solo, il cliente si sente coccolato. Perché gli fai vedere un immobile ancora prima di metterlo nel mercato? Cioè lui che cosa, la domanda che si fa qual è? Ma guarda quanto gli interessa la mia esigenza. Prima di mettere l'immobile nel mercato mi ha chiamato e me lo vuole fare vedere. Fantastico. Allora, ragazzi, giriamo la telecamera. Allora, qui abbiamo la zona delle sale riunioni. Ci sono banner pistone re che abbiamo lasciati, ci sono banner Remax, vabbè, disinfettanti, igienizzanti, bla bla bla. Quello che vedete è il nostro codice di etica che tutti gli agenti immobiliari Remax d'Italia e d'Europa sono tenuti a rispettare e che quindi stabilisce i sani principi, sane regole fondamentali per fare in modo che tutto o quasi tutto possa filare liscio come l'olio. Fino ad arrivare all'estromissione dell'agenzia immobiliare, se uno fa una cazzata da noi, viene estromesso non solo dalla nostra agenzia, ma gli mettiamo il veto affinché lavorare in tutte le Remax del mondo, a meno che non decidano di aprirla sulla Luna. Questa è la stanzetta del broker, diciamo la mia stanzetta piccolina, come vedete l'inizio e la fine coincidono. Basta che diciamo io ho una connessione a internet, è un piccolo archivio, va bene così. Questa qui è la stanza, una delle salette operative che in questo momento viene utilizzata dai ragazzi, come vi dicevo sono quasi tutti a pranzo. E vi faccio vedere, vi mostrerò una sala operativa degli agenti immobiliari, ma vi mostrerò una saletta operativa di chi gestisce un team, quindi sia degli agenti immobiliari tradizionali, perché come ti dicevo, se viene chi viene a lavorare qua ha la possibilità di fare due cose. O fa l'agente immobiliare, attenzione, io preciso una cosa, noi abbiamo fatto all'inizio del video, abbiamo capito quello che può guadagnare in più un agente immobiliare da noi al 50%, attenzione, ma l'agente immobiliare all'85% guadagna più, ma molto più di un titolare di agenzia. Quindi lo faremo in un altro video, un'altra ripresa, perché sennò rischiamo di stare qua fino a domani. Questa qui, per esempio, è la lavagna incarichi. Vedete? Qui c'è immobili, prezzo, piano, zona e l'agente immobiliare. Quindi l'agente immobiliare o l'assistente immobiliare che ha preso l'incarico. Questo significa che noi aggiorniamo costantemente la lavagna incarichi. Perché? Perché quando quest'aula durante la giornata è piena, tramite la lavagna incarichi, il gruppo su WhatsApp e l'altro gruppo su WhatsApp degli immobili vede gli immobili che sono appena entrati prima ancora che vengano immessi nel mercato. Ma attenzione, 9 volte su 10 non solo li vede prima, ma ha a disposizione la documentazione all'interno dell'ufficio verificata dal nostro dipartimento, che è il nostro architetto, quindi non ha la seccatura di proporre l'immobile al cliente e poi minchia, c'è un abuso. No! Assolutamente no, ma perché il concetto, ragazzi, è sempre quello: bisogna costruire delle procedure, cioè una cosa è gestire le obiezioni, una cosa è evitarle. Se io so che un'obiezione, che un proprietario può fare un'obiezione sul prezzo, ma tramite un percorso faccio in modo che lui a quello nemmeno ci pensi perché la risolvo prima ancora che lui me la faccia l'obiezione, è fantastico. Questo è quello che noi puntiamo con i nostri agenti immobiliari. Qui c'è una zona relax, macchiette, il caffè, eccetera, eccetera. Questa è la stanza del team di Michele, che però ci sta guardando, vedete, gli è arrivata già la lavagna a lui, ma sia io che lui non la sappiamo montare, quella l'hanno montata due ragazze, quindi siamo una ciofeca, magari se mi ci metto lo so fare, che mi si dia. Quindi approfitto del fatto che qualcun altro l'ha montata e quindi faccio fare in quattro le altre ragazze. Questa è la saletta operativa di Michele che gestisce un team di due persone, quindi la lavagna incarichi la sta costruendo. Mentre, ora vi faccio vedere, diciamo, la reception. C'è qualcuno? Ciao Tony! Abbiamo qua, vedete, un assistente immobiliare in pausa pranzo. Lui è un tecnico, fra l'altro, quindi. Cos'è la prima cosa che tu dici sempre? Com'è la Documentazione. documentazione?
Quindi lui è, non ho preciso di più. Abbiamo appena preso un incarico di un appartamento in Villa Mondello. E ve lo sto dicendo perché se avete clienti li potete portare, perché per noi la collaborazione è sacra, come dice il grande Paolo Caputo che ci stava seguendo. Quindi se avete clienti per questo immobile a Mondello, portateceli. Attenzione, il prezzo è pure buono, quindi sbrigatevi se li avete a portarceli, perché si vende da solo. Questa qui è la lavagna incarichi del team training, il team gestito da Dele e da Giorgia, che hanno la postazione in TAC, una e due scrivanie. E mentre qui, in questa lavagnetta, trovate tutta una serie di procedure, processi che servono a seguire e a monitorare l'agente immobiliare per portarlo a quello che è il suo successo, il suo fatturato, la sua gratificazione personale, cioè sia personale che economica. Detto questo, ragazzi, vado anch'io a magnà, o mi faccio portare qualcosa da magnà, in un modo o in un altro se deve magnà. Ci sentiamo probabilmente oggi è... cos'è oggi? Oggi è mercoledì? No, oggi è giovedì. Probabilmente ci sentiremo la settimana prossima, perché stiamo preparando, diciamo, vi daremo delle dritte, vi faremo toccare con mano quello che è il protocollo insieme per vendere. Quindi, detto questo, la giornata di oggi, cosa abbiamo detto nella giornata di oggi? Uno, le provvigioni quanto sono importanti, perché sono importanti, è la differenza di lavorare in una struttura con provvigioni basse, vecchi sistemi, una struttura nuova. La formazione, perché è importante, ma non solo perché è importante la formazione, che tipo di formazione è importante? È la formazione, oggi dicevamo, sia mentale, quindi motivazionale, che metodica. Quindi trovate l'azienda che fa per voi, trovate il formatore che fa per voi. Non mi interessa che compriate il protocollo insieme per vendere, come vi dicevo, non è per tutti. E se non c'è una forte propensione a voglia di mettersi in gioco, non lo comprate, non vi avvicinate neppure. Ma se avete fame, avete voglia di crescere, vi appassiona fare l'agente immobiliare, vi posso garantire che i risultati arrivano. Arrivano i risultati, arrivano i soldi, arriva il tempo libero. E più questo meccanismo cresce, più voi siete gratificati, più aumenta la motivazione, più sarete in grado di aiutare i vostri colleghi che hanno appena cominciato, e non c'è cosa più bella di questa. Cioè, questo è quello che oggi mi fa stare qui, a stare qui in diretta con voi a parlare di quello che è la mia professione, quando invece potrei stare a mare a giocare con mio figlio, ci andrò, la settimana successiva staremo in vacanza, ma anche lì mi ritaglierò del tempo per stare lì a chiacchierare con voi. Quindi, ragazzi, mi raccomando, scegliete l'azienda è il percorso formativo che più vi aiuta a raggiungere quello che è il vostro, non il nostro titolo di agenzia, il vostro obiettivo desiderato, e andate avanti, come dice il grande amico Stefano Versace, che seguo da tanto e che fino a poco fa era qui con noi, quindi ho una stima su di lui tantissima. Come dice il caro amico Stefano Versace, a tutto gas. Ciao ragazzi e buon appetito!